Siamo in compagnia del fantasista argentino Leandro Guaita. Allora, Leandro, primo impatto con lo Iacovone, con i tifosi, come ti sei trovato, le prime impressioni? Sempre bello essere ricevuto da un pubblico così caldo che ti dimostra l'affetto e iniziare questa nuova avventura lo vediamo allora. Una battuta sul campionato, sicuramente sarà difficile, però il Taranto sta allestendo una gran bella squadra, come la vedi? No, noi siamo venuti qua con il solo obiettivo di vincere, quello è una cosa scontata. Quindi sarà sempre difficile, ci sono le squadre che si sono allestite pure per lo stesso obiettivo, però noi pensiamo a noi, consapevoli delle nostre forze, cercare questo obiettivo a tutti i costi. Primo parere sulla squadra, su questo Taranto, che gruppo si sta formando anche se è passato solo un giorno. La squadra si sa che è stata allestita per questo obiettivo, quindi con i nomi si sa che si è preso il miglior che c'era. La società ha fatto un grande sforzo e ora tocca a noi far parlare il campo. Presentati le tue caratteristiche e dove puoi giocare, in quali zone del campo. Noi siamo a disposizione, come ti ho detto, per un obiettivo, quindi il ruolo dipende il bisogno che può avere la squadra. In questi ultimi anni, sia con il mister Ragno il primo anno a Potenza o con il mister Raffaele, ho cambiato tanti ruoli, ho fatto il quinto, la mezzala, un po' meno esterno d'attacco, quindi tra quelli tre, sia a destra che a sinistra, ho cambiato durante questi anni, quindi questo è. Mister Ragno, hai avuto già esperienza in passato con lui, che tipo di allenatore Si sa che dove va lui, la società ha gli obiettivi sempre di vincere, è una società seria e forte. Da lì in poi viene tutto l'altro. Si sa che le squadre sono sempre quadrate, forti, perché appunto lui sa come gestirle, quindi sa come farle, come conformarle. Quindi niente, per questo ha avuto il successo che ha avuto in questi anni. Un'ultima domanda, lancio un messaggio alla tifoseria del Taranto. Posso dire solo che noi abbiamo bisogno di loro, quindi che ci siano vicini come sono stati questi anni con la squadra, perché si sa che quando le squadre vengono qua di fronte a quel pubblico, loro iniziano con un passo indietro e noi a noi ci dà una forza incredibile, quindi è solo quello, di starci vicini come lo siete sempre stati. Grazie a Leandro Guaita da Blu Note.